Salve a tutti ragazzi, sempre ProZorbet e benvenuti in questo nuovissimo episodio di The Dropper 2. Yeah. Allora, da tantissimo tempo che non mettevo questo video, questo tipo di video, questa appunto serie di video, che tra l'altro è durata più di quanto? 2 mesi? Non lo so bene. Allora, i motivi sono due e ve li elenco con piacere per giustificare appunto questa mia assenza di questa mia serie, che secondo me è gravemente penosa questa mia assenza, però ci sono stati appunto alcuni problemi. Allora, il primo problema è che abbiamo avuto così tanti problemi del server, perché non so se lo sapete, comunque noi avevamo comprato un server per questo, per fare questa serie, ovvero un server dedicato da 5 euro al mese. Purtroppo ce l'hanno cancellato, poi è scaduto, un casino totale. Poi alla fine che cosa è successo? Non siamo più riusciti a praticamente a metterci in contatto con questo server. Alla fine è finita. Infatti, tra l'altro, Lori in questo episodio non c'è proprio per questo motivo, perché ancora il server non lo possiamo ristabilire, non lo possiamo adesso attualmente ricomprare, perché sarebbe un tipo uno spreco, perché abbiamo deciso insomma di comprarlo dopo che sono iniziate le vacanze. E il secondo motivo, per l'appunto, è la scuola, che praticamente sta finendo. Ci stiamo impegnando questa ultima settimana. Chi non si sta impegnando magari per recuperare voti? Poi io, che sono in una seconda liceo, personalmente mi devo un po' impegnare, perché non voglio prendere così tante materie, una forse la prenderò, ma comunque non sono cazzacci vostri. E niente, cosa devo fare? Aspettate un attimo, che qui c'è già il diamante qui. Ah no, questo non è il diamante, perfetto, ci hanno inculato pazzesco. Allora, praticamente come facciamo questo nuovo livello? Allora, inizialmente dico che sono in creative, perché questo livello l'ho già fatto. Purtroppo Camtasia non me l'ha registrato, non mi chiedete perché, davvero, quei bug di Camtasia di merda, che probabilmente non posso più registrare di una ventina di minuti, perché poi sennò mi si bug e sono... Allora, e sono... Allora, narrowing machine, innanzitutto bisogna entrare qui, come vedete, ci shrinkiamo, guardate, adesso ci vuole un pochino per caricare, eccoci qua, perfetto. Allora, non va il gioco liscio come l'olio, perché un secondino deve un attimo riprendersi. Oh, qui saltiamo gigantemente, è vero, perfetto. Sono tra l'altro in far, vi voglio dire, quindi questa nebbia, comunque sono in far. E io dico che davvero questo è uno dei livelli che davvero mi piace di più, perché è spettacolare, proprio un livello spettacolare, ma per davvero spettacolare. Adesso mi dà un po' fastidio il fatto che non si carica nulla. Allora, cosa dobbiamo fare qui? Allora, questo è molto facile alla fine come livello, perché noi, scusate se non si carica, però non è colpa mia, non so nemmeno il perché. Proviamo a fare così, no? Ah, ero in short invece, non so, ecco, infatti mi sembrava un po' strano. Comunque adesso che ho messo far, ci vuole un attimino a caricarsi sempre, perché ovvio da short a far un attimo ci vuole. Però cosa dobbiamo fare? Allora, saliamo qui, fate lo stesso trucco dell'altra volta, non so se l'avete visto, ovvero uscite poi rientrate, è abbastanza difficile, quindi dovete stare molto attenti. Comunque io non lo sto a rifare, perché voglio fare gli ultimi 3 livelli, poi magari il bonus lo faccio con Lori, vediamo un po', che perché è un peccato insomma, no? Allora, poi cosa dovrete dovete andare qui, vedete che qui c'è there is no water, try to reach the lowest point, quindi non c'è acqua, cercate di raggiungere il punto più basso, e settiamo lo spawn qui, vedete, bellino, settiamo lo spawn. Tutto ciò che dovremmo fare è saltare e poi utilizzare la forza di gravità fisica. Adesso non la sto davvero a utilizzare, anche perché insomma non mi interessa assolutamente la fisica in questo momento, per raggiungere questa piattaforma qui. Vedete che succede tipo Matrix e atterriamo in questa pressure plate molto comodamente, perfetto, comodamente, vero? Ok, milk drink me, perché noi dovevamo prendere del latte, almeno credo, non me lo ricordo assolutamente. Ah, perfetto, sì, prendiamo del latte, ma siamo stati idioti che non abbiamo preso la chest. Che non abbiamo preso esattamente la chest. Quindi cosa facciamo? Allora, ritorniamo indietro inizialmente, poi lo rifacciamo questo livello. Tanto non ci vuole assolutamente niente, assolutamente nulla per fare questo livello nuovo. Perfetto. Allora, poi il prossimo non lo so davvero cosa sarà, beh, ovvio, no? E io spero che davvero l'ultimo episodio, avevo detto tra l'altro, se magari qualcuno segue la serie, qualcuno se lo ricorda, che avrei fatto quel livello anche con Trattorino, quindi l'ospite che è venuto una volta, non so se ve l'ho ricordato, un mio grande amico. Il problema è che non so davvero se lui voglia venire, perché insomma anche lui insomma si deve impegnare molto con la scuola eccetera, e quindi un po' dei casini stanno succedendo. Perfetto, allora possiamo ritornare indietro. Dovevamo farla all'inizio questa cosa per non causarci delle rogne tali, però vabbè, la
facciamo anche ora, non importa. Allora salite su questa chest dove prima pensavamo che ci fosse appunto il diamante, invece non c'è, è una cestina sopra la chest. Vedete che Bigre comunque si inventa certe cose che sono sempre molto molto gradite. Allora ripetiamo lo stesso procedimento, andiamo in su e basta, poi alla fine credo che basti. Davvero tanto che non facevo questi video. Infatti ho recentemente, ieri, fatto il nuovo Super Meatball, lo devo ancora mettere, o forse magari l'avrò già messo quando voi vedrete questo. Merda, cosa ho fatto? Non lo so, sapete solo voi, perché è colpa vostra naturalmente. E vediamo un po', dove cazzo dobbiamo andare? Ah sì, di già, bellissimo, senza senso. E praticamente niente, l'ho davvero disabituato a parlare eccetera eccetera, quindi insomma mi ci vuole un pochino per riprendermi, davvero sgrammatical nazi everywhere, proprio davvero. Ok, allora mettiamo, no, il diamante l'abbiamo già messo qui, procediamo con il secondo livello, togliamoci però stavolta la creative game mode 0. Perfetto, allora survival, facciamo livello 15 che non l'ho mai toccato. Hardware, vediamo un poco, l'ho già detto forse, mi sembra di sì. Oh, dobbiamo andare nel verde. Che cazzo è? Sì, ma non vedo un cazzo, un attimo. Ok, fails tra l'altro per Bjarozorbet 1, un peccato che non abbia più i miei fails, però... diciamo che è stata una cosa un po' vedibile. Ok, perfetto, si è caricato alla seconda botta. È una merda sto livello. No, non è una merda per nulla. Allora, bisogna focalizzare su appunto un punto dove possiamo cadere. Ma io davvero non posso. Dove cazzo si cade lì? No, non ditemi. Ah, proviamo a stare qui magari, non lo so. Ho preso un attimo un momento di genio. No, non credo che vada bene. Infatti, allora credo che bisogna andare per forza su questa cosa verde, perché se no non ce lo mettevano, almeno secondo me è così. Allora, poi se io muoio così sono idiota. What? Che cazzo era quello? Forse un buco, un canyon, chissà, un Grand Canyon. No, comunque davvero l'idea dei cursori mi piace, ma non capisco assolutamente, pur avendolo provato 30 volte. Ma lì c'è dell'acqua. Allora analizziamo un attimo per qui. Allora sì, secondo me bisogna per forza atterrare nell'acqua. Il problema è arrivarci nell'acqua, perché non credo che sia possibile. Non lo so, Allora, acqua, dov'è? Sì, è buonanotte, muoio subito così. Perfetto, allora. Allora vediamo un po', perché non la vedo l'acqua da qui. Sì, la vedo. Sì, bisogna atterrare lì sopra bisogna atterrare, perché lì in fondo è ovvio che non ci possiamo atterrare, però lì sopra sì. Allora, cerchiamo di memorizzare bene il punto. Allora, guardiamo di qua, se guardiamo di qua, allora il punto sarà questo. No, in basso, dai che ce la fo. Dai che ce la no, per pochissimo, per davvero pochissimo. Comunque non dovrebbe essere tanto difficile se atterro nell'acqua. Poi magari atterro nell'acqua e muoio uguale. Questi sono dettagli. Allora, no. Ecco, prima, dobbiamo andare prima. Perfetto, allora guardiamo qui nel bianco, in questo biancone. Non fatevi naturalmente strane idee. Ecco, io invece me le sono già fatte da quando sono nato. Ok, porca puttana, che cazzo fa? Non si genera il mondo, cosa succede? Allora, devo un attimo concentrarmi di più, perché prima ce l'avevo fatta, era solo una questione di destra e sinistra. Allora, il problema è che come avevo fatto a evitare questo cursore lo so solo io. Forse andando avanti, non lo so, non me lo ricordo più. Proviamo a guardare, no, ma nel bianco guardavo, quindi va benissimo qui. Proviamo ad andare in avanti, invece che... Ora indietro, non ce la faccio assolutamente. Ah, proviamo a guardare in altre direzioni, magari tanto è la stessa cosa, però magari per provare meglio. Aia, merda, questa era davvero una cosa molto molto bastarda da parte vostra. Ok, sì, però avevo intuito qualcosa. No, troppo, quindi allora giriamoci, che palle sto latte di merda, dalla parte opposta, ovvero questa. Proviamo, questa è solo una prova. Oh dio, forse ce la fa. Sì, ho capito, allora devo andare un pochino più a destra. Perfetto, ho capito, lì dovrebbe però andare bene, almeno credo, poi magari non va bene per un cazzo.
Ecco, già qui, vabbè, io lì ho già visto le ceste, quindi dovrebbero essere facilmente prendibili, perché sotto avevo visto anche un pulsante nero, perfetto, quindi per questo va bene. Ok, adesso tutto ciò che devo fare è evitare questo cursore, ma non lo evito, vado sul dito, anulare, bellissimo. E devo, appunto, cercare di non prendere tutte quelle cose. Madonna ragazzi, allora, perfetto, forse così, dai, dai, che cazzo è quella? Cos'era quella? Una barra spaziatrice? Cos'è? Ah, il coso di testo, vaffanculo, il coso di testo di merda. Che palle, madonna, madonna. Ecco, se passavo in mezzo a quel buco praticamente avevo fatto, invece no, invece no. Allora, devo andare, secondo me è l'inizio che conta, vedete, perché praticamente vi mettete in aria, dai, merda, no, 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 no. Vi mettete in aria, cioè sta in aria per circa 2 secondi ed è lì che dovete provare a cambiare direction. Oh no, niente da fare. Allora, proviamo ad andare però indietro. Porca puttana, non è per niente facile. Ok, dai, 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 forse ce la faccio ad evitarli? No, non ce la faccio, perfetto, questo è ad evitarli. Ok, allora, cambiamo direzione. Questa è l'ultima rimasta, almeno credo. Sì. Ok, allora, forse questa ce la faccio. No, è dalla parte totalmente... Oh, quasi però. Proviamo un'altra volta, magari così. Tanto ci ho riprovato già 26 volte, quindi non mi cambia assolutamente nulla. Aia, sì, ma non è possibile morire subito. In teoria non dovrei morire subito, perché l'altezza non è così tanto alta, no? Poi magari mi sbaglio io, naturalmente è ovvio che mi sbaglio io. Sì, dai, 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 dai. Sì, buonanotte, buonanotte ai sognatori. Ma come fa? Allora, aspettate un attimo, però, perché lì c'è la cosa verde sostanzialmente, però magari io se sto qui non è uguale. Praticamente dovrebbe essere la stessa cosa, ma... Allora, stiamo più in... Allora, noi eravamo di qua, stiamo più in qua. Proviamo, non lo so. Magari è tutta una questione... no, è praticamente la stessa cosa, almeno credo. Però mi vado a schiantare. Allora. Perché devo andare per forza a sinistra? Che tra l'altro non sono convinto adesso che ho far, perché mi vedo una leggera nebbiolina, non lo so perché. Porca puttana, io prima ce l'avevo fatta comunque. Allora, vediamo un po', video settings, far, sì, c'ho far, quindi non me ne frega un cazzo. Perfetto, secondo me far non è abbastanza però per questo tipo, quindi magari Bigre consiglia di mettere OptiFin, così che possiamo usare Extreme. Naturalmente non tutti lo possono usare Extreme, ma se continuavo così ce la potevo fare. Quindi la parte è questa, perfetto. Abbiamo capito che la parte è questa. Premete in alto sinistra, in alto sinistra, in alto sinistra, giù. Troppo, 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 troppo slancio, siamo andati. Non ce la faccio più di parlare, di già siamo, non lo so, circa il 10° minuto o forse un pochino di più, dato che quando gioco il tempo non mi passa mai. Porca puttana, schifa, se avevo un piccolo jetpack, almeno mi dava una spintina. Ci sono arrivato, bello che culo. Invece no, i jetpack esistono solo con le mod, vedete? Vedete che esistono solo... Merda. Comunque stavolta sono andato indietro invece che in avanti. Già questo mi può suggerire un suggerimento molto importante, che io sono un idiota. Perfetto, sono un grandissimo idiota. Allora, proviamo a raggiungere per davvero stavolta senza magari... Allora, stavolta senza magari, questa è la volta buona, comunque lo dico, questa è la volta buona. 5, 4, 3, 2, 1, guardate là che trick, che trick. Dai. Sono un idiota, sì. Allora, dai così, ti prego così, ma vieni, sì, dopo quanti 38 tentativi e dopo nessun taglio, perché ho parlato in continuazione come un ebete, ma comunque sì, ce l'abbiamo fatta. Una struttura davvero interessante, non so assolutamente cosa... Ah, perfetto, sì, l'ho capito, questo dovrebbe essere l'interno di un computer o comunque l'interno di un qualcosa, prima c'era scritto hardware. Ah, perfetto, questa che è una tastiera, mi sembra di sì, insomma, mi sembra molto simile alla mia. Questi che sono tutti chip, tutte le cazzate, scheda madre, scheda video, culo. Sapete molto bene che io me ne intendo, no, scherzo di queste cose, no, ci dovrebbe essere il mio amico Delori, ma comunque questi cursori le conosco, erano quello della freccia così del ma... Ah, vedete, c'è anche il punto interrogativo, non l'avevo proprio visto, perché sono idiota. Allora, abbiamo la freccia normale, poi la casella di testo, lì la freccia del testo, e poi basta, mi sono assolutamente rotto le palle, andiamo a prendere la nostra...
chest, ecco, non mi veniva al termine, si è azionata tra l'altro per rompermi i coglioni la musica, e la musica non la voglio, perché magari metto una mia di musica, però non di certo quella del gioco, perché mi fa altamente care. Buono, vero? Sì. Oh, ecco, qui, ecco, sostanzialmente, ecco. Perché sta dicendo così tanti ecco? Allora, un attimo, Allora, facciamo così. Oh, forse ce la faccio, 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 ce la faccio. Oh, ce l'ha fatto, davvero, perfetto, buono, buonissimo, buonone. Ok, allora, adesso non resta che morire, perché tanto mi rispawnerà di certo lì, almeno credo. Oh, beh, lo rifacciamo? No, non lo rifacciamo, no, proprio non lo rifacciamo. Perfetto, possiamo tornare indietro e fare l'ultimo livello? Davvero l'ultimo livello? Mi sembra di sì, Cazzo, sì, l'ultimo livello dobbiamo fare. Quindi mi sembrava che ce n'erano ancora tre, invece ce ne sono ancora due. Level 16, l'ultimo. Moria. Allora ragazzi, Moria mi suggerisce solo due cose. Allora, Gekko Moria, personaggio di One Piece, e poi il coso del Signore degli Anelli, le rovine di Moria. Mi suggerisce queste due cose, quindi io non so davvero cosa sono, dove sono soprattutto Moria. Comunque davvero sembra molto interessante. Lì c'è un pulsantino rosso, non è che dovrei cominciare da lì? Che cosa devo fare? Ditemi qualcosa. Ok, ho capito, c'erano delle ragnatele. Perfetto, allora. Un attimo, ecco, troppo veloce, vado, un secondo, datemi un attimo di vitalità, un attimo, per favore. Un attimo, ho detto un attimo, fatemi visualizzare al meglio le ragnatele. Eccole, dai, dai, niente da fare, no. Sono idioti questi qui. Oh, dai, dai, vai, così a culo, ma comunque ce l'abbiamo fatta. Quanto sono noiose, per favore. Team di Minecraft, create qualcosa che non sia ragnatele per atterrare meglio, perché davvero se no è finita. Allora, qui ritorniamo a casino. Vediamo qui che... Ah, questo che è un Balrog, qualcosa del genere, non lo so, davvero, bellissimo. Ok, allora procediamo per qui. Oh yeah, oh yeah, I'm sexy, 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 and I know it. Sexy and up. Allora, una mano, perfetto, questo lo vediamo. Allora, qui che c'è scritto set spawn, dov'è? Ah, ci siamo sopra, che culo, perfetto. Allora, dobbiamo seguire le zucche, quindi dovremo andare in giù. Allora, questo non so davvero che cos'è, ma credo appunto le rovine. Ok, allora, ah, quello lì era lì, il coso, come si chiama? Sì, il Balrog, sapete che non mi ricordo? L'ho letto su Anelli, ma un po' di tempo fa, e sinceramente non mi ricordo. Sì, quello che praticamente mi è crashato il gioco? Mi sembra. Oppure semplicemente riduzione della prestazione del computer. Oh, perfetto, allora siamo... Allora, sì, quella è una caduta, ne sono certo. Sì, sono sicuro davvero, come l'osso al cane, che quella è una caduta. Il problema è datemi una potion di night vision. Ma ragazzi, state scherzando, datemi una potion di night vision. Oh, me la prendo da solo. Cioè, che cazzo, manco danno le Porsche. Gamme mode 1. Poi magari sono io che laggo. Ah, tra l'altro non so, tra l'altro, se mi starete sentendo ancora, perché molto probabilmente no. Allora, dove è Night Vision? Eccola qui, Night Vision. Prendiamo queste qui spalmabili almeno. Facciamo, dov'è? No. Stai fermo. Allora, così, vai. Perfetto. Boom. Oh. Allora, così, perfetto, almeno vediamo un po' meglio. Tra l'altro siamo in creative. Oh, sorry. Allora, game mode 0. Perfetto, allora possiamo procedere. Questa di sicuro è una caduta. Ah, è quando praticamente sfidiamo. Ho capito, è quando sfidiamo. Ah, noi siamo Gandalf. Quindi, you shall not pass. Poi praticamente noi cadiamo insieme al ballo. Quindi no. Mentre fanno la lotta epica, le ragnatele in teoria ci dovrebbe essere l'acqua, ma comunque chi se ne frega. Che? Cioè, è già finito? Il livello è già finito. Adesso sarà impossibile magari trovare la chest. No. Non mi fate questo. Ragazzi, non mi fate questo. Allora, vediamo un po' se davvero il livello è finito. Eccolo il diamante.
Ah, perfetto, questa era solo per prendere il diamante. Ok, benissimo, benone. Almeno ci siamo davvero risparmiati la fatica. Il problema è che morirò. No, che culo. Ok, allora. Merda, per pochissimo. Dai, 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 che ce la faccio. È un po' troppo, comunque, signori, mi sa che morirò. Bam, infatti, perfetto. Ok, allora. Ci riprendiamo la Potion of Night Vision. E non so che devo fare, però. A questo punto davvero non so che devo fare. Allora, perché lo spawn l'abbiamo settato. Forse devo continuare, per forza. Una potion di velocità? No, non mi danno niente questi qui. Ah, oh, ho visto un altro cartello, vediamo un poco. Magari dovrebbe essere questo il punto giusto. Set spawn c'è scritto? Sì, perfetto. Ok, allora procediamo per qui. Questo dovrebbe essere in teoria il punto giusto. Guardiamo un attimo però perché non. Ah, acqua. Beh, non è difficile da raggiungere. Anzi, devo dire che sarà facile. Non è acqua! Che cazzo succede? Oh, non ci vedo nulla. Eh sì, un attimo però. È un attimo, non ci vedevo nulla. 3 secondi almeno me le dai. Ok, set spawn, eccola qui. Perfetto. Allora, non ci vedevo nulla. Io spero davvero che mi carichi poi il Mundus Fletcher. Perché sennò è davvero un casino. Dai, caricamelo. Sì, grandissimo. No, ancora questo non me l'ha caricato del tutto. Vado a caso. Migre, fai dei livelli troppo enormi. Grazie di avermi fatto provare questa sensazione, però fa dei livelli troppo enormi, che sono davvero enormi. Perfetto, allora, alla fine l'acqua c'era in teoria, quindi abbiamo sconfitto il Balrog e tutto, e l'acqua c'era. Perfetto. Niente, abbiamo anche preso la chest, quindi non dobbiamo andare da qualche altra parte, premiamo. E game over. Abbiamo finito il gioco. Allora, questo che cazzo è? Non lo so. Magari un livello aggiuntivo, no, non lo so, non mi voglio spoilerare. Caricati mondo veloce. E praticamente game over, come l'altra volta c'erano le navicelle spaziali di Space Invaders, in questo livello, sì, in questo dropper 2 ci sono i fantasmini di Pac-Man con appunto Pac-Man. È davvero una mappa molto carina, mi è davvero garbata, magari cioè di sicuro la recensirò, metterò un piccolo commentino sulla pagina appunto di Bigre di The Dropper 2, Newton vs. Darwin. È molto molto bello, una mappa molto molto bella, mi è garbata di più di The Dropper 1. Ah, comunque sono davvero tutte e due molto belle, vi consiglio di giocarle tutte e due, non hanno storia ma sono davvero divertenti e ben fatte, davvero dire, non so come cazzo fai, ci vuole davvero così tanto tempo secondo me a farle, guarda, te lo vorrei chiedere ma di sicuro la risposta sarà sì. Perfetto, allora, game over, noi abbiamo fatto, io vi ringrazio di tutto ragazzi, comunque questo non è l'ultimo episodio di The Dropper perché vedo se riesco a farlo con il mio amico Delorio, spero di sì, dato che se no non avrebbe senso fare l'ultimo episodio a livello bonus che dobbiamo fare, quello della porta di ferro, che dobbiamo prima prendere tutti i diamanti, poi farlo, perché se no naturalmente i diamanti che cazzo l'abbiamo presa a fa, non lo so. E niente, allora, quindi premiamo, cioè, una bella visuale, faccio anche uno screen, perché io ho circa 1000 foto di MC. In una cartella, si chiama una cartella foto Minecraft, e quindi insomma le colleziono da quando appunto gioco a questo fantastico gioco. Allora, dovrebbe aprirsi appunto la porta, vediamo un po', trova tutti i 16 diamanti per sbloccare questo bonus level, l'abbiamo trovati tutti senza chests, quindi perfetto. Allora, bonus level, poi ah, experimental level, allora io direi di farli tutti. Oh, bellina, una torta che vola, bellissima. Qui, ah, secchi di latte va a fanculo, guarda, te lo ridò benissimo perché non me ne frega assolutamente un cazzo. Quindi dal balconcino, quindi dei dropper, io vi dico che è tutto, ci vedremo nel prossimo episodio di bonus level. Non so ragazzi quando lo metterò, cercherò in tutti i modi di avere dei lori e magari anche che trattorino, ma comunque cercherò in tutti i modi di averceli. Da Peperosorbet è tutto, ci vediamo ragazzi, ciao a tutti.